Buonasera a tutti e do la parola al segretario per l'appello. Buonasera anche da parte mia. Procedo con l'appello nominale, iniziando dal sindaco Alessandro Del Dotto. Presente. Boccaccio Andrea. Menchetti Jacopo. Presente. Tommasi Tamara. È assente giustificata, ha informato il presidente. Sì, sì, infatti in fondo dirò chi sono i giustificati. Presidente Federico. Presente. Alessandro Gloria. Presente. Maggi Fabrizio. Presente. Dalle Luche Graziano. Rombi Nicola. Benedetti Agno. Presente. Gemignani Patrizia. Presente. Lemmetti Eleonora. Giunta Marco. Presente. Gianni Piera. Presente. Lunardelli Marco. Lunardelli Marco, sì, lo vedo. Lunardelli Marco, si sente? Lunardelli Marco? Comunque lo darei per presente con difficoltà. Favilla Andrea. Presente. Bertola Giampaolo. Jacomina Alberto. Presente. Di Giusto Fabrizio. Erra Riccardo. Presente. Mancini Marcello. Andrea Mario. Presente. Michele Riccardo. Presente. Matteucci Alberto. E da Prato Niccolò. Accerto il raggiungimento del numero legale, essendo presenti 16 consiglieri. Dichiaro aperta la seduta e passo la parola al presidente Favilla. Allora, grazie segretario. Allora, prima di iniziare il Consiglio Comunale, ho avuto tre comunicazioni di tre consiglieri che non possono essere presenti alla seduta: la consigliera Tommasi, il consigliere Matteucci e il consigliere Da Prato. Poi invito tutti i consiglieri ad accendere la telecamera perché, come abbiamo già detto in precedenza, è necessario che il consigliere si veda, specie al momento del voto. Andrea, io ho un problema, ho una tacca e non vedo nulla. Sento Però, soltanto, io sento solo, non vedo niente. Mario, però è un problema perché l'abbiamo già detto più di una volta, che il consigliere si deve. Puoi venire qui, noi siamo qui in sala del consiglio. Puoi venire qui in sala del consiglio, alle bocchette. Oppure ti devi spostare perché abbiamo già detto più di una volta che bisogna vederlo il consigliere. Poi non spetta a me decidere, ma spetta a decidere al segretario. Al segretario del dotto, però Io insomma, d'altronde non è colpa mia, lo Io qui so, c'ho una tacchettina, guarda. Ma di solito c'è la linea. Stasera c'è una tacca, una. però Mario Non l'abbiamo, mi vedi, non vi vedo. hai ragione, però noi l'abbiamo detto più di una volta, cioè puoi venire, ti puoi spostare, comunque non spetta a me decidere, ma spetta al segretario. Per quanto per valutare se la sua presenza è accettabile oppure no. Però abbiamo già posto più di una Io volta che questo ti devo problema. dire, lo so, però purtroppo io sto in una zona che a volte c'è il segnale, a volte non c'è, non è colpa mia. Stasera c'è una tacca, guarda, una tacca. Non vi vedo, cioè io sento e basta. Insomma, vediamo dopo il segretario quando speriamo che nel frattempo tu Va, speriamo, riesca se a aumenta, collegarti e se poi ci sarà il ritorna un po' segretario di che linea, bene. valuterà la cosa. E mi dice il Va consigliere bene. Lardelli che invece lui ha problemi di audio.
Vediamo un attimo come No, possiamo. Presidente, sono uscito e rientrato e ora funziona, grazie. Perfetto. Allora, intanto, prima di iniziare, comunico ai consiglieri comunali un paio di cose. La prima, che sarà l'ultimo consiglio comunale, online, dalla prossima volta la conferenza del Capigruppo ha stabilito che si ritornerà in presenza. Detto questo, devo ricordare a tutti i consiglieri che dal 15 di ottobre per accedere nel comune devono avere il Green Pass e si devono far riconoscere se si va nel palazzo principale nella segreteria generale. E negli altri casi il segretario dovrebbe dare la disposizione, però io direi di passare sempre alla segreteria generale e eventualmente loro vi diranno come chi sarà il responsabile nelle altre sedi del comune che deve verificare la presenza del Green Pass. Ogni responsabile di servizio. Sì, dovrebbe essere ogni responsabile del servizio, però insomma, vediamo poi ufficialmente quando il segretario lo scriverà e magari lo manderà a tutti, lo manderemo a tutti i consiglieri. E questa è una cosa. L'altra cosa che devo nominare i discutatori e nominerei il consigliere Giunta, il consigliere R. Riccardo e la consigliera Patrizia Gimignani. Allora, vi ricordo ai consiglieri scrutatori che qualora andassero via, lo facciamo particolarmente presente perché va sostituito. Bene, io inizierei con il punto Presidente, va numero. sciolta la questione della telecamera accesa spenta. Prego, segretario. Io ovviamente riferisco al monito al consigliere di fare il possibile per rendersi visibile. Visto che sta avendo difficoltà, io mi riserverei per ogni pratica di valutare la possibilità di sentirlo nitidamente, effettivamente, quando esprime il suo voto. E le prossime volte, meno male, l'ultima seduta in remoto, non ci sarà questo problema. Se nessun consigliere ha particolari motivi di opposizione, io adotterei questa linea, quindi di verificare per ognuno dei momenti decisivi della votazione la sua effettiva possibilità di esprimersi con chiarezza. Se mi permette, io però avrei qualcosa da oppormi, perché siccome buona parte di un consiglio comunale, qualche consiglio fa, è stato perso proprio per cercare e sollecitare i consiglieri e più volte si è intervenuto perché i consiglieri o andassero via o si facessero vedere in presenza o fossero messi in non presenza, non me ne volga il collega Mario che fra l'altro mi è anche molto simpatico, però dico, se vale la coerenza, il principio vale per tutti, non è che si fanno due pesi e due misure. Quindi si scelga la linea da adottare d'ora e per sempre, quindi siccome anch'io sono stato oggetto di osservazioni dal Presidente del Consiglio, ripreso più volte, quindi chiedo che venga mantenuta la linea o che venga decisa una volta per tutte la linea che intende perseguire il Presidente. Grazie. Scusi, consigliere Iacomini, ma lei poi ha votato o no? Quelle volte lì, mi sembra che, no, mi sembra che ha sempre, alla fine ha sempre votato, o no? Intanto faccio per ricordarlo. No, si ricorda male. Gli è stato impedito di votare? No, mi sono staccato. Ah, ti sei staccato, ecco, comunque non ti senti, non è stato impedito di votare. Comunque. E io lascio la palla al segretario, ecco, perché è lui che deve poi certificare la mia opinione l'ho detto, l'ho già espressa più di una volta, che i consiglieri comunali si dovrebbero vedere. È successo alcune volte che abbiamo fatto delle eccezioni, questo è anche vero che dovrebbe essere l'ultimo consiglio comunale online, però ecco, nel senso. Prego, segretario. Non la sentiamo.
No, scusi, segretario, non la sentiamo. No. No, segretario, non la sentiamo. Aspetti che distacco l'audio. Almeno... Ecco. Ecco, se accende l'audio magari la sentiamo ora. Dicevo, ho espresso questa posizione che avete sentito tutto prima, in considerazione della circostanza che il consigliere Andreini sembra avere effettivamente dei problemi tecnici, quindi indipendenti dalla sua volontà, e quindi in un'ottica di massima partecipazione di tutti i consiglieri, adotterei la linea appunto di verificare per ogni pratica la sua effettiva possibilità di intervenire. Va bene, segretario, andiamo avanti. Passiamo al punto numero uno all'ordine del giorno. Approvazione dei processi verbali sintetici delle sedute consiliari tenutisi il 30 giugno e il 2 agosto 2021. Ci sono richieste? Se non ci sono richieste, metterei in approvazione. Favorevoli? Se siete d'accordo non farei l'appello nominale, ma farei una votazione. Se c'è qualcuno che non è d'accordo si astiene, magari lo dica direttamente, e tutti quegli altri li prenderei buoni come favorevoli, perché di solito è una pratica che si vota all'unanimità. Però ecco, abbiamo sempre fatto questo qui, abbiamo sempre fatto la votazione così, ecco, non con l'appello nominale. Quindi c'è qualcuno che è contrario alla pratica? C'è qualcuno che si astiene? Quindi deduco che siamo tutti favorevoli? Quindi la pratica è votata da tutti? Bene, io prendo atto che la pratica è stata votata all'unanimità. Se c'è qualche consigliere che deve aggiungere qualcosa, lo dica ora, se no... Perfetto. Segretario, va bene? Bene, volevo precisare sulla questione precedente che non mi risulta, a me non risulta, che sia stata disciplinata l'ipotesi appunto delle difficoltà di connessione che possono intervenire in questi casi. Quindi in mancanza di disciplina, ecco, non vorrei adottare provvedimenti eccessivamente gravosi nei confronti di qualsiasi consigliere. Insomma. Andiamo avanti. Comunicazione, richieste di informazioni e dichiarazioni. Ho prima io due comunicazioni da fare. Delibera della Giunta Comunale numero 192 dell'11 agosto 2021, bilancio di previsioni 2021-2023, variazione numero 6, variazione di cassa. E poi c'è anche la variazione numero 7 del 6 ottobre 2021. Passiamo alle comunicazioni, mi ha chiesto la parola il consigliere Angelo Benedetti. Sì, buonasera a tutti. Volevo alcune spiegazioni dall'assessore Marcello Pierucci sulle tempistiche del secondo lotto che riguarda fuori di porta, via Largo Maria Assunta. Ecco, i tempi in cui inizieranno i lavori di rifinitura, e più ecco di cosa si tratta proprio nello specifico le ultime migliorie. Grazie. Prego, assessore Pierucci. Sì, allora noi siamo le delibere e le determine necessarie per procedere sono state tutte fatte, pertanto adesso siamo in fase di aggiudicazione dell'appalto. Quindi io presumo che entro la fine del mese, massimo inizio di novembre, dovrebbero partire i lavori del secondo lotto. Il secondo lotto di lavori prevede sostanzialmente asfaltature, quindi andremo a asfaltare tutte le strade intorno alla nuova piazza che si è creata, dall'edificio cosiddetto del Colosseo fino all'agraria, al negozio di Agraria Pardini, che è sull'angolo praticamente di via Tabarrani. E in più ci sono tre interventi di messa in sicurezza idraulica con la realizzazione di griglie soprattutto all'innesto di via Verdina, quindi asfaltature,
messa in sicurezza idraulica e arredi con una panchina e due fioriere, mi sembra, insomma, quindi qualche elemento di arredo nella piazza centrale. E quindi io prevedo che inizio i lavori, come dicevo prima, a fine mese, inizio del mese di novembre. Grazie. Assessore Ferrucci, dov'è che io non lo vedo sul mio schermo? È qua, accanto al sindaco. Ah, è già lì, è già al posto del sindaco? Prevedi il futuro. Sicuramente c'è anche il consigliere Menchetti accanto al sindaco, quindi non è solo. Bene, andiamo avanti per favore. Mi ha chiesto la parola la consigliera Rugani. Sì, grazie Presidente. Io sono nuovamente a segnalare lo stato di via Verdina perché ci sono dei cittadini che mi chiamano continuamente. Dopo i ripetuti interventi di Gaia, uno tra l'altro anche pochi giorni fa mi segnalavano, e ci sono buche e ripetute perdite d'acqua, quindi sollecito ancora una volta l'assessore ad intervenire, verificare che magari quando Gaia esegue gli interventi ripristini il manto stradale a regola d'arte, come dovrebbe sempre fare. Credo. E poi la seconda segnalazione è sul cimitero di Badia. Mi hanno telefonato ieri, ci sono state ripetute fotografie che sono passate su Facebook, tra l'altro è uscito anche sulla stampa stamattina, che si trova in uno stato vergognoso e indecoroso, anche per il periodo in cui siamo. Quindi spero che il prima possibile si intervenga con la manutenzione e con il taglio di queste erbacce che stanno ricoprendo le tombe. Grazie. Grazie consigliere Rugani, assessore Pierucci. Io posso intervenire sulla questione di Via Verdina. Via Verdina è in programmazione un intervento di Gaia che prevede tutta la sostituzione complessiva della tubazione dell'acqua. Quindi è chiaro che il Comune in questo momento non può assolutamente intervenire con l'asfaltatura perché non avrebbe senso, sarebbe uno spreco di denaro. Io auspico che insomma accelerino il più possibile. Io, fra l'altro, ho avuto premura di sollecitare più volte questo intervento che loro hanno nella loro programmazione 2020, quindi credo che 21, scusate, nel 2021. Quindi io auspico che entro la fine dell'anno, massimo inizio del 2022, questo lavoro possa iniziare. Però è evidente che dovendo spaccare completamente la strada per realizzare la tubazione centrale non avrebbe senso un intervento di asfaltatura in questo momento da parte del Comune. Sì. Per i cimiteri direi che può prendere appunti l'assessore Leo, lo dico io magari. Bene. Io ci sono, ho sentito, raccolgo la segnalazione. Ok, grazie assessore. Allora, l'altra comunicazione mi sono segnato io. Ho due comunicazioni da fare, una rivolta al sindaco. E vorrei capire se ci sono aggiornamenti riguardo al centro di raccolta. L'altra comunicazione invece è rivolta all'assessore Pierucci e riguarda anche in questo caso una questione di Gaia. Mi riferisco sull'Aurelia, davanti praticamente nella zona davanti all'ex di Nederna. C'è un tratto di strada sull'Aurelia che andrebbe rifatto, è stata fatta una toppa da Gaia, ma è stata fatta male e ci sono residenti che stanno lì che si lamentano giustamente del rumore, tant'è che una casa lì nella zona ha avuto anche dei probabili danni dal passaggio dei mezzi pesanti e mezzi normali sull'Aurelia. Quindi vorrei capire da parte dell'assessore se ci sono stati dei contatti con Gaia per risolvere questo problema. E al sindaco invece riguarda appunto la comunicazione del centro di raccolta, se è stata trovata una situazione al di là della zona del Lido, un'altra area tipo l'area delle Bocchette o limitrofe, e quindi se si possa arrivare a una conclusione di questo iter. Allora, parto io per poi lasciare subito la parola all'assessore Perucci. Quanto al centro di raccolta, noi avevamo detto e rimane congelato il progetto, la previsione del progetto del centro di raccolta su via Fratelli Rosselli. Però siamo, diciamo, allo stato avanzato che mi consente di iniziare a dire che quel progetto è ormai accantonato.
Abbiamo individuato una nuova area, però prima di ufficializzarla abbiamo anche bisogno di avere certezze, diciamo così, sulla realizzazione e la gestione di quel centro, che è una vicenda che a questo punto si lega, lo dico, ai piani di investimento della possibile e auspicabile futura società che nascerà dalla fusione di SEA e Erzu. Diciamo che il primo piano di investimento che alimenterà la fusione dovrà rispondere anche a questa esigenza, che però, ripeto, sarà un'esigenza che trasporterà fuori dal magazzino, fuori dalla zona del magazzino, la previsione in un'area più idonea e comunque lontana dalle zone più abitate del Lido. Sì, allora. Io, infatti, abbiamo fatto un sopralluogo col consigliere Favilla. Io ho fatto già due solleciti di questo intervento a Gaia. L'ultimo l'ho fatto proprio pochi giorni fa, a seguito anche di una nostra telefonata. Ormai aspetteremo pochi giorni, dopodiché, se non sono serviti i metodi collaborativi, agiremo con l'intervento in danno e spese. Quindi direi di aspettare questa settimana, l'inizio della prossima, e poi, se non c'è nessuna risposta da parte di Gaia in modo informale, agiremo con gli atti, diciamo, dovuti da parte dell'ente. Grazie Assessore. Mi chiede la parola il consigliere Iacomini. Sì, grazie Presidente. Assessore Pierucci, capisco che la campagna elettorale la può distrarre un attimino da quelli che sono gli interventi sul territorio. Le vorrei ricordare però che nella frazione di Capezzano Piano, nel Giardo, c'è quel benedetto ponte che è mesi, 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 mesi e mesi che è chiuso in attesa di essere riaperto. Per di più, qualche giorno fa è stata anche chiusa, interdetta al traffico via delle Giunchiglie, creando ulteriore disagio all'abitato e ai cittadini di quelle località. Mi sa dare per favore ragguardi in merito a questa situazione? Grazie. Assessore Pierucci. Allora, tanto il Ponte del Giardo sono iniziati i cantieri nel mese di luglio e attualmente non ci sono ancora i tempi giusti di maturazione del cemento. Vi ricordo che siamo in presenza di un ponte, non siamo in presenza di una parete divisoria, di un appartamento, di un'opera di poco conto. Siamo in presenza di un ponte. Quel ponte praticamente non sono, sono già intervenuti sul posto due volte gli ingegneri, però i tempi non erano ancora quelli necessari per poter omologare la struttura. Quindi non erano, diciamo, trascorsi i tempi necessari per la maturazione del cemento. Tant'è vero, si è provato ad anticipare l'apertura, ma dalle verifiche fatte, il ponte non garantiva ancora la giusta maturazione del cemento. L'ultima verifica è stata fatta venerdì della scorsa settimana. E per la prima volta il ponte ha dato garanzie sulla giusta maturazione del cemento. Domattina gli ingegneri saranno di nuovo sul posto per appunto collaudare il ponte dopo la verifica effettuata venerdì della scorsa settimana. Quindi il tempo perso è solo da venerdì della scorsa settimana a domani che gli ingegneri faranno le verifiche sul ponte per il collaudo. Quindi, se domani tutto va come deve andare, auspico che vada, la prossima settimana potremo riaprire il ponte. Grazie Assessore, consigliere Lardelli. Sì, grazie Presidente. Speriamo che finora ho avuto problemi di connessione e spero che non mi si interrompa adesso. Allora, intanto volevo ringraziare il consorzio di bonifica perché avevo segnalato l'esigenza, diciamo, quantomeno di un intervento di manutenzione dell'alveo del fiume nella zona compresa tra la zona del Tori e il ponte di Via Fondi e il ponte di Carignoni. Questo è stato fatto, se non ricordo male, il
il primo e il 2 settembre scorso, quindi volevo ringraziare il consorzio per questo. Poi mi volevo rivolgere al consigliere Menchetti, nella sua qualità ovviamente di consigliere provinciale, e volevo segnalare l'esigenza di un intervento di manutenzione generale sulla via provinciale nel lungo tratto denominato Via Bello Sguardo. E non solo esigenze di, diciamo, manutenzione classiche, quindi diciamo riparazione di buche in mezzo alla strada, eccetera, ma anche una cosa che io avevo notato, ma ovviamente non essendo un tecnico non potevo valutarne la gravità, e mi è stata segnalata la gravità della cosa, abbastanza importante. Ecco, il fatto che cioè, mi sono stati segnalati dei rischi sulla stabilità della strada, cioè del tipo che quando passano dei mezzi pesanti c'è un rumore particolarmente forte diciamo nella zona circostante, che fa presagire, diciamo, dei pericoli per sulla stabilità della strada. Ovviamente non sono un esperto del settore e quindi non so fare questa valutazione, però ecco, me l'hanno segnalata diversi professionisti che si sono trovati a lavorare sul margine di questa strada, e quindi insomma ho preso la cosa abbastanza seriamente, quindi la vorrei che fosse segnalata questa cosa in provincia, affinché eventualmente fosse possibile, ecco, quantomeno un sopralluogo da parte della provincia. Grazie. Allora, è una comunicazione un po' anomala, però essendo un ente di secondo grado io direi di accettarla e di mandarla, perché è una cosa che interessa la popolazione di Camaiore, quindi darei la parola al consigliere Menchetti per rispondere. Grazie Presidente, ringrazio anche il consigliere Lunardelli per questa segnalazione specifica, che è chiaro è una problematica ulteriore rispetto a quelle di manutenzione ordinaria, che purtroppo interessa gran parte della viabilità provinciale per le difficili condizioni di operatività dell'ente. Lo ringrazio anche per il fatto che mi dà l'occasione di dire che nel mese prossimo, dal mese di novembre, sono in programma dei cicli manutentivi sulle alberature anche della provinciale 1. La provinciale 1, in tutto il tratto che collega Viareggio a Lucca, ha circa la metà del patrimonio arboreo stradale di tutta la provincia di Lucca, di tutta la viabilità della provincia di Lucca, e a tratti è stato così un paio d'anni fa, anzi un anno e mezzo fa, proprio per il tratto della Via Bello Sguardo, e ora lo sarà per la parte della provinciale dalla rotonda della Tuffatrice alla rotonda del Cama, per intendersi, del Ponte di Sasso. E in quell'occasione, ma sicuramente anche prima, segnalerò comunque all'ingegner Saletti, che è il dirigente del settore, la necessità di approfondire anche questo aspetto che ha segnalato. In ultimo ricordo che nel mese di a cavallo tra il mese di ottobre e il mese di novembre inizieranno dei lavori per un adeguamento stradale sul territorio di Camaiore lungo la provinciale 1, di una delle curve più strette, pericolose e meno visibili della salita di Monte Rogna. Grazie consigliere Menchetti. Ma io ne avrei, consigliere Lunardelli è intervenuto ora, io non avrei nessun altro che mi ha chiesto la parola, quindi passerei alle interrogazioni. Ora non so, qui l'interrogante da Plato Niccolò è assente, quindi le due interrogazioni non le farei. Non credo che l'unico firmatario è lui, quindi non le farei le due interrogazioni, le manderei al prossimo consiglio. E la terza interrogazione invece è stata fatta dal consigliere R. Riccardo, statua di San Francesco, Piazza Diaz. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente, buonasera. Sì, faccio questa interrogazione, ora la leggo. Considerato che manca da Piazza Diaz ormai da alcuni anni la storia di San Francesco, perché portata a restaurare, chiedo se il restauro di quella statua è stato effettuato. Se il restauro è stato effettuato, non sarebbe meglio ricollocarla dove si trovava? Assessore Pierucci.
Il restauro della statua non è ancora stato effettuato, la statua è presente nei nostri magazzini comunali, l'intervento è previsto nel nostro piano triennale degli investimenti, purtroppo per questioni sia di risorse umane sia di risorse finanziarie, al momento è una fra le poche cose del piano triennale di quest'anno, quindi del piano 2021, che al momento non siamo riusciti a realizzare. Cercheremo di provvedere nei tempi più brevi possibili. Consigliere R, per dire se è soddisfatto o no. Sì, sono soddisfatto in negativo. Cioè, sono anni che quella statua lì giace nei magazzini del nostro comune. Io non so che quanto possa richiedere in termini di soldi il suo restauro. Secondo me non è causato né dalla mancanza di risorse né sia economica che umana, ma da una mancanza di attenzione, di sensibilità su certi temi, e quindi è chiaro, mi auguro che provvediate, ma tanto sono sicuro che non provvederete nel giro di qualche anno. È un peccato, perché è una statua che ha anche un grande significato. Grazie consigliere Erra. Passiamo alla quarta interrogazione, illuminazione via Finlungo Capezzano Pianole. L'interrogante è sempre il consigliere Erra Riccardo, che mi concede la parola. Anche questa interrogazione la leggo. Considerato che la via Finlungo Capezzano Pianole nel tratto fra via Masini e via Fragole e via Buscina è priva di illuminazione, con tutti i rischi che ne conseguono sia stradali che di sicurezza delle famiglie che lì vi abitano, considerato che è stato illuminato solamente il tratto che va da via dell'Olivella a via Masini, chiedo che si intervenga quanto prima e si installino quei punti luce necessari per mettere in sicurezza quel tratto di strada sopra menzionato, e si provveda inoltre a porre fine allo stato di disagio di quelle famiglie che devono ancora attraversare il fosso per recarsi alla propria abitazione transitando su una lastra di ferro. Si provveda quanto prima, se di propria competenza, o ci si attivi con chi di competenza in caso contrario, visto che questa problematica insiste da anni. Assessore Perucci. Sì, chiaramente quel tratto è ancora carente di pubblica illuminazione, la competenza è nostra, abbiamo fatto il primo tratto e attualmente non è nel nostro piano delle illuminazioni, appena possibile sarà inserito. E per quanto riguarda gli attraversamenti? E non so se l'assessore ha concluso. Sto rileggendo, scusa un secondo, solo. Via Masini, si interviene quanto prima? No. Quella è competenza del consorzio, chiaramente è una competenza del comune, magari mi faccio carico di verificare col consorzio a che punto sono queste prassi. Però chiaramente la competenza non è del comune, nemmeno di eventuali ordinanze. Noi dovremmo fare un'ordinanza di segnalazione del consorzio, chiaramente. Consigliere. Devo parlare io? Sì, per dire se è soddisfatto o no della comunicazione. Sì, no, anche questa interrogazione certamente mi lascia insoddisfatto. Anche perché, sai, ai tempi nostri, alle soglie del 2022, sarebbe bene che tutte le strade fossero messe in sicurezza e fossero dotate di impianti di illuminazione. Poi, per quanto riguarda anche questo, io ho fatto, mi sono recato laggiù e me l'hanno detto, questi attraversamenti per recarsi alle abitazioni, no? Era un impegno che si era preso il sindaco, mi dicevano, qualche anno fa. E ad oggi nulla è stato fatto, quindi è chiaro che non mi ritengo soddisfatto. Grazie consigliere Erra. Passiamo al punto numero 5, interrogazione numero 5, illuminazione campo di calcio Tori. L'interrogante
è sempre l'interrogante, è sempre il consigliere Erra. Più per poco, però insomma. Vabbè. Allora, considerato che il campo da calcio in località Torri è sprovvisto di illuminazione, che lo rende pertanto inutilizzabile nel periodo serale, chiedo che il campo stesso venga dotato di un impianto di illuminazione. No, non ho capito più per poco chi l'ha detto, lei consigliere. Scusate, ma mi vedete? Sì, la vediamo, cioè no, è bloccato. No, il video è bloccato. Ora, ora ti vediamo. Ragazzi, ma stasera funziona male qui. Speriamo che per fortuna è l'ultima volta. Lo faremo in presenza. Ma avete capito quello che ho detto? Che ho detto? Sì. No, ho capito che hai anche detto più per poco, ma non so per cosa ti riferivi. No, nulla, era una mia esternazione. Vai. Scusa. Allora, consigliere e assessore Pierucci. Sì, allora. Io vorrei segnalare al Presidente, come già avevo fatto l'altra volta, che mi sembra che questo strumento dell'interrogazione sia utilizzato in maniera impropria per fare richieste di intervento. Però l'assessore non può fare questa cosa, risponde o no, le interrogazioni si fanno come uno, come però, uno che richiede. Scusate, intervengo io. Allora, l'assessore porrà il problema alla conferenza del Capigruppo e vedremo cosa deciderà la conferenza del Capigruppo. Prego. Comunque prendo nota della segnalazione del consigliere Arraricato. E la risposta dell'assessore è questa, quindi do la parola al consigliere Arraricato. Fa bene a prendere nota, assessore Pierucci, perché sono anni che giace nel vostro cassetto un progetto presentato dalla SK Maiore Calcio e che a cui tutt'oggi non avete dato risposta, non andando incontro alle esigenze neanche delle diverse società di calcio amatoriali che avrebbero necessità di quel campo. Mi fa piacere che ne prenderà nota da qui in avanti e mi auguro che risolverà questo problema. Grazie consigliere Erra, passiamo all'interrogazione numero 6, installazione tribuna campo da calcio via Fonde. L'interrogante è sempre il consigliere Erra. Eh sì, considerato che il campo da calcio di via Fonda è frequentato da molti cittadini che vi si recano per assistere alle partite dei loro figli o per sostenere la propria squadra, considerato che la visione delle partite non è delle migliori in quanto manca una tribuna, chiedo che la stessa venga installata quanto prima, andando incontro alle esigenze di chi paga un biglietto e vorrebbe vedere bene la partita. Grazie, e sempre l'assessore Pierucci. Stessa cosa, prendo atto della richiesta del consigliere e appena è possibile cercheremo di realizzare l'opera. Grazie assessore Pierucci, prego consigliere R. Fa piacere che l'assessore Pierucci prenda nota di tutto, anche perché questo qui è proprio una un'inadempienza grave anche da parte del sindaco, che io mi trovai 3 anni fa non mi ricordo, ad una cena di una società di calcio dove lui prese l'impegno che nella stagione di 3 anni fa registrata fra le altre cose, che nella stagione di 3 anni fa avrebbe installato la tribuna, andando incontro alle esigenze di questa società che lo chiedeva con forza. Qui si prende nota, ma francamente non si risolve un problema. Questo è grave. Speriamo che col nuovo mandato che fra un anno ci sarà verranno risolti tutti i problemi. Non so se voi avete avuto lo stesso inconveniente, ma io non ho sentito assolutamente niente dell'intervento di Erra. No, io ho sentito tutto. Avete sentito o no? Cioè, qui abbiamo sentito tutti. Perché sì, anche io ho l'audio, non sento nemmeno io. Anche da casa si sente benissimo. Problema di connessione del consigliere Michele. Sì, mi sembra che i problemi ce l'hanno diversi stasera.
Però quindi ora se Micheli, te non hai capito l'ultimo intervento di Erra? No, non è che non l'ho capito, non l'ho sentito. Non l'hai sentito. Allora, va visto... bene, vai. Speriamo di no, sentire se la vuoi, risposta. Se vuoi, per questa volta, glielo facciamo ripetere al consigliere Erra. No, si va no, no. No, anche perché io l'interrogazione l'ho letta, sicché so di va che bene. Cosa parlo. No, facevo presente. Diciamo che... Allora andiamo avanti. Punto numero 7. Punto numero 7. Parcheggio Ponte Mazzoli non sufficiente. L'interrogante è sempre il consigliere Erra. Prego. Purtroppo si fa un consiglio comunale ogni 2-3 mesi, è per questo che ci sono tante interrogazioni, perché vengono tutte ad insistere su un unico consiglio comunale. Dice, considerato che nel paese di Ponte Mazzoli esiste un parcheggio che non è più sufficiente ad accogliere le auto dei residenti e dei turisti, e visto che adiacente allo stesso vi sono dei terreni che potrebbero, in accordo con il proprietario, essere acquisiti e destinati all'allargamento del parcheggio, chiedo che si provveda ad acquisire quei terreni destinandoli a parcheggio. A parcheggio. Sì, ora consigliere è anche uno dei più bravi, perché è uno che è molto presente e fa sempre tante interrogazioni, però lei le ha presentate tutte dopo il 23 di settembre, quindi non erano prima. Ora a giustificazione. Comunque do la parola all'assessore, prego. Proprio stamattina a Ponte Mazzoli è partita la realizzazione dell'unico spazio previsto dal piano regolatore da adibire a parcheggio. Quindi eventualmente nuovi spazi si potranno prendere in considerazione col nuovo piano operativo negli spazi che lo stesso prevederà a parcheggio. Ad oggi l'unico spazio era quello lì, e come assessore ai lavori pubblici l'unica risposta che potevo dare al paese era quella. Stamattina è iniziato il cantiere per la sua realizzazione, quindi non ho potuto fare altro che realizzare ciò che il piano mi consentiva di fare. Allora do la parola all'assessore, cioè al consigliere Erra, per la replica. Sì, favorevole al fatto che sia stata avviata la realizzazione di un parcheggio, ma è stato realizzato un parcheggio, si realizzerà questo parcheggio in un'area che non servirà sicuramente al paese. Quindi i parcheggi sono sempre utili, tant'è che anche nel dibattimento noi del piano operativo io cerco sempre di farne nascere di più. Però si poteva nel corso del tempo, volendo, poter allargare quello che già esisteva nel paese, dico io, perché poi la gente abita nel paese dove viene realizzato quello previsto. Sì, può servire, ma solo in determinati casi. Penso che nel 90% della giornata quel parcheggio sia vuoto, ma forse anche nel 100%, tranne in alcune situazioni quando ci saranno alcuni eventi. Comunque va bene anche quel parcheggio. Passiamo all'ultima interrogazione, sempre del consigliere Erra, sostituzione tube e griglia di via Guscio. Sì, faccio questo, considerato che la via di Guscieri a Camaiore, nel tratto davanti al parcheggio dell'associazione, durante i temporali diventa un fiume in piena, che la rendono difficilmente percorribile per alcuni veicoli e non percorribile per altri. E questo dovuto principalmente al fatto che il tubo ed il tombino che dovrebbero assorbire l'acqua è troppo piccolo. Chiedo che si intervenga sostituendo il tubo sopra menzionato e la griglia con altri più grandi in grado di assorbire l'acqua. Prego, assessore Pierucci. Allora, dall'esame, quella zona è già stata visionata da parte dell'ufficio tecnico, è già stato fatto anche un intervento che in parte ha mitigato il problema, ma dopo l'ultima acquazzone abbiamo verificato che non lo ha risolto. Però il problema non deriva assolutamente dalle dimensioni del fossetto, è un problema di pendenze rispetto alla fossa che porta via l'acqua. No, non capisco io, scusa. Non ho capito, Marcello. Allora, quella zona è già stata attenzionata da parte dell'ufficio tecnico e ci siamo già anche intervenuti con un primo lavoro in quell'area proprio per il problema idraulico.
che in parte ha mitigato questo problema, però assolutamente abbiamo verificato con l'ultima pioggia che non lo ha risolto completamente. La questione è che il problema non è dato dalle dimensioni dei pozzetti, non è dato dalle dimensioni, scusate un attimo, non è dato dalle dimensioni del pozzetto, ma è dato probabilmente dal tubo che passa sotto la strada, che probabilmente è un po' ostruito, e soprattutto dalla pendenza anche delle fosse poi nel campo a seguire, che non hanno le giuste pendenze. Quindi adesso abbiamo una serie di lavori da dover ultimare, dopodiché riprenderemo in considerazione anche un secondo intervento in quell'area. Grazie, prego, consigliere R. Accolgo con favore che si è già intervenuti, anche se non si è risolto il problema. No, ma io infatti facevo riferimento al tubo, ho detto anche la griglia, perché allargandola riceve più acqua, però il problema è il tubo, che è piccolo di dimensioni per la portata d'acqua che quando piove confluisce in quel tubo lì. Comunque, se verrà risolto sarò contento. Grazie. Grazie. Allora, le interrogazioni sono finite e passerei al punto numero 4 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato per esercizio 2020. Illustra la pratica l'assessore Marco Mecchi. Sì, buonasera a tutti. E questo, diciamo, sono stati tutti approvati da questa amministrazione, il quinto consolidato che arriva in consiglio comunale. Abbiamo iniziato, mi pare, nel 2016 e finiamo ora con il 2020. Francamente non ci sono neanche grosse variazioni, anche normative, rispetto all'anno scorso, quindi non mi dilungherò molto. Siamo qualche giorno di ritardo rispetto alla canonica scadenza del 30 di settembre perché, come avete visto dalla delibera, volevamo inserire anche il bilancio consolidato di Reti Ambiente, ma visto che, la società sta ritardando a redigerlo senza dare nessuna certezza in merito, abbiamo deciso, come altri comuni, tutti praticamente quelli che, lo stanno approvando, di inserire il solo bilancio dei Reti Ambiente, andando avanti quindi con quello. Poi successivamente ci faremo dare il consolidato che comprende tutte le società di gestione dei rifiuti. Com'è questo consolidato? Come gli anni scorsi, abbiamo prima, nel mese di luglio, definito il perimetro di consolidamento, ossia delle società che, in base ai criteri definiti dalla legge e dai principi contabili, entrano a far parte del gruppo di amministrazione pubblica. Come dicevo all'inizio, per noi non ci sono state variazioni rispetto allo scorso anno. Il nostro gruppo di amministrazione è composto da 7 società, delle quali una controllata e il resto partecipate. 2 di queste 6 partecipate sono poi in liquidazione. Quali sono? Ripeto velocemente: la Pluriservizi, della quale abbiamo il 100%, poi Gaia SPA, il gestore idrico, ERP SPA, ERP SRL Lucca, che è la società che gestisce l'edilizia residenziale pubblica, Reti Ambiente, il CAV, la Società della Salute e Bea SRL. Queste 2 sono in liquidazione e speriamo che si concluda quanto prima questo processo che si sta rivelando più lungo del previsto. Comunque sia Bea che la Società della Salute hanno, mi pare, iniziato. La prima ha definito tutti i contenziosi che la tenevano ancora in vita. La seconda è iniziata a liquidare parte della dotazione, del fondo di dotazione, anche se purtroppo i comuni di Viareggio e Pietrasanta soprattutto non partecipano alle assemblee, quindi impediscono di approvare la liquidazione definitiva. Speriamo comunque, visto questo ultimo atto, che si arrivi alla conclusione. Quindi queste sono le 7 società che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica del comune di Camaiore. Come dissi lo scorso anno, il consolidato non ha per il momento nessun impatto
sui conti del comune. È di fatto un'elaborazione contabile che cerca di far confluire in un unico documento, è dato quindi, è redatto secondo gli schemi di una società, abbiamo lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione, che cerca appunto di portare in un unico documento il bilancio di tutte queste società. E in che modo? Le società controllate entrano al 100% e lo stesso naturalmente anche il Comune di Camaiore, le società partecipate entrano per la quota di partecipazione. Gaia abbiamo il 10%, i dati di Gaia entrano nel consolidato per il 10%. Come ebbi a dire l'anno scorso, appunto non ha nessun impatto sui conti e ha diciamo una valenza per il momento contabile. E l'unico vantaggio che abbiamo, non forse l'unico, ci sono anche altri, che ci permette una volta l'anno di vedere e di conoscere anche i bilanci delle società partecipate. Molto più facile di fatto per la nostra controllata. Una breve valutazione, tutte mi pare, forse la Società della Salute può essere leggermente in perdita, non mi ricordo bene, tutte hanno comunque chiuso in utile. E anche i dati contabili che emergono dal consolidato, che pur con il valore che ho detto sono in miglioramento rispetto allo scorso anno. Se andiamo a vedere infatti i numeri, il conto economico del bilancio consolidato del Comune di Camaiore passa da un utile di 406.442 euro del 2019 a 1.019.418 del 2020. Lo stesso si può dire del patrimonio netto, dove si passa da 89.924 a rotondo a 93.352.000 euro, con un aumento del patrimonio netto di circa 3.428.000 euro. Ripeto, questi sono conti che rispecchiano quelle che è l'andamento del comune e delle società, ma su di essi, lo ripeto, è diciamo una rilevazione più contabile che pratica. Però è quello che ho detto prima e lo confermo, al momento non ci sono criticità particolari dal punto di vista dei bilanci di queste società e ci permettono di approvare il consolidato con una certa tranquillità. Grazie assessore. Allora, c'è qualche consigliere che mi chiede la parola? Consigliere Erra, prego. Mi sentite? Mi sentite? Sì, la sentiamo, consigliere. Sì. Allora, io ho guardato un attimo questo bilancio, non in maniera così approfondita perché ho avuto un periodo di lavoro importante, però una cosa, ora l'assessore forse avrà tutti i dati che noi non abbiamo perché a noi ci viene dato un bilancio consolidato e non ci vengono dati i bilanci delle singole società partecipate, quindi non siamo in grado neanche di verificare i risultati raggiunti da ogni singola partecipata e in special modo devo dire anche della pluriservizi, perché quella è la partecipata per eccellenza al 100%, quindi sarebbe stato utile avere i dati della pluriservizi dell'anno 2020 e confrontarli con quelli dell'anno 2019 e avere i dati anche del nuovo punto di apertura della pluriservizi si è portato quei risultati attesi avendo fatto un investimento di 350.000 euro di soldi pubblici, si hanno generato ricavi importanti che giustificassero quell'investimento. Quindi fatta questa premessa non ho tutti questi queste sensazioni positive leggendo questo bilancio che ha l'assessore Mecchi. Tant'è che sì, lui dice l'utile migliora da 400.000 euro a 1.000.000. Sì, però c'è da dire una cosa, migliora grazie ai proventi che derivano da trasferimenti. Peggiora nettamente per quanto riguarda i ricavi
dei servizi pubblici che passano da 19 milioni a 17, e in più bisogna anche considerare che in questo conto economico si sono andate a capitalizzare 3 milioni e 150 mila euro di immobilizzazioni frutto di lavori interni, quindi sono costi sottratti d'esercizio e portati sui ricavi dell'azienda e poi capitalizzati. Ecco per questo c'è quell'incremento di patrimonio detto che a cui si riferiva l'assessore. Quindi non è che vedo un consolidato migliore, io anzi lo vedo peggiore, con ricavi in contrazione e grazie a dei trasferimenti migliora. Vedo che c'è anche un minor accantonamento al fondo svalutazione crediti, quindi anche quello di per sé, in un momento come questi dove invece i crediti crescono in maniera esponenziale, perché si passa, vedo, da 2 milioni e 4 del 2019 a 5 milioni e 8, secondo me era più utile accantonare ulteriormente risorse, perché sicuramente si andrà incontro a maggior difficoltà di incasso. Quindi ecco, quindi anche per, secondo il punto di vista, anche questa è una criticità. Detto questo, insomma, direi, insomma, che i dati che ho evidenziato sono importanti, perché questa esposizione che dicevo anche per quanto riguarda i crediti, capisco che i momenti sono quelli che sono, però nelle aziende, nelle imprese ordinarie non è proprio così, perché la gestione economica deve essere accompagnata da una buona gestione finanziaria. Poi un altro dato che ho visto che è cresciuto sono quello dei mutui da rimborsare, no? Che crescono per circa 2 milioni. E questo, da quello che ho capito, è il frutto della rinegoziazione dei mutui che ci sono stati e che quindi che hanno fatto, hanno allungato la vita dei mutui stessi, trasferendo quindi nel futuro sulle spalle dei cittadini per un periodo più lungo gli oneri che potevano essere estinti prima. Ecco, quindi non vedo tutto questo, tutta questo benessere di questo bilancio consolidato, però insomma, visti i tempi che corrono, questo è. Ne prendiamo atto. Io, come ho già ripetuto diverse volte all'assessore Mecchi, sarebbe stato bello che portasse anche all'interno della commissione i dati della pluriservizi, anche se non è di competenza, ma un assessore alle finanze sarebbe bene portasse a conoscenza anche dei consiglieri quello che le partecipate, specialmente quelle al 100%, danno al comune, no? Discutendone, magari nella discussione ognuno apporta le proprie competenze e da lì si cresce e tutti si migliora e si capisce di più lo stato o la situazione di una partecipata così importante come quella della pubblica servizi. Questo non, da quando si è insediato questo amministratore non si vedono più i dati di questa pubblica servizi. Le chiesi a suo tempo, mi dissero che bisognava avere le dichiarazioni fiscali, il termine di presentazione non era ancora, o di redazione del bilancio non era ancora nei termini, ma non è quello. Un controllo di gestione un mese dopo la chiusura dell'esercizio si sa com'è e come non è, quindi non c'è la volontà di coinvolgere nessuno nell'analisi di questa partecipata. Grazie. Grazie consigliere Guerra. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Bene, non ho nessuno. Passerei alle repliche. Consigliere Lunardelli. Grazie presidente. Allora, ha fatto benissimo l'assessore a ricordare che il bilancio consolidato ha una funzione prettamente contabile, quindi sostanzialmente è la fusione di più bilanci, quindi insomma ha una valenza molto relativa in termini di, diciamo, innovazione sul piano finanziario. Però è comunque un'occasione per discutere di questioni legate a
diciamo l'andamento finanziario. E quindi più che discutere dell'andamento attuale, perché mi pare che siamo comunque appunto al momento in una fase di abbastanza tranquilla, diciamo così, io diciamo farei una valutazione in prospettiva futura e guarderei al prossimo futuro. E quindi vorrei utilizzare questa discussione per fare un invito all'assessore che si ritrova a ricoprire anche il ruolo di candidato della maggioranza per le prossime amministrative. E qual è questo invito? L'invito è, ovviamente non è una polemica, però appunto è un invito per i prossimi mesi a non utilizzare la carica che ricopre, quella di uno degli assessori che forse ha maggiori possibilità di spendita di soldi, per, diciamo così, ecco, diciamo soddisfare esigenze elettorali. Che cosa voglio dire? Voglio dire che diciamo chiaramente la tentazione ci può essere, no, di utilizzare diciamo magari anche invertire una priorità logica che uno può avere nelle opere che sono oggetto del programma triennale e del suo aggiornamento annuale che ogni anno approviamo. E quindi ci può essere la tentazione di dire vabbè, ma io insomma posso magari dare una priorità a un intervento piuttosto che a un altro in vista magari di esigenze elettorali. Ripeto, è una cosa dei prossimi mesi. E quindi la speranza è che questo non avvenga, che nei prossimi mesi i lavori pubblici vengano portati avanti con comunque una loro razionalità nel loro complesso, perché ci sono interventi nei prossimi mesi importanti. Ci sono degli interventi che sono stati diciamo interrotti e in vista di una loro riproposizione, penso ad esempio alla vicenda della rotatoria Viale Bernardini ex Arlecchino, ecco, per intenderci. C'è da portare a compimento il secondo lotto. Mi risulta che insomma c'è stata la disponibilità a riattivare anche convenzioni con associazioni in vari settori, diciamo così, della vita civile, ecco, diciamo così. Non vorrei che nei prossimi mesi ci fosse o un sovraccarico di esigenze di spesa tali per cui non si riesce più a capire dove intervenire, oppure, ecco, una scaletta di interventi che non risponde più a logiche razionali, ma a logiche di inseguimento di consenso. Ripeto, è una cosa, non è una critica attuale, siccome si avvicinano le elezioni, spero che questo non avvenga, perché appunto questo consiglio comunale non si riunisce moltissimo e nelle occasioni in cui ci riuniamo speriamo di poter discutere pacatamente delle varie questioni che volta a volta si propongono senza dover contestare, ecco, interventi che magari appunto vengono alterati nel loro ordine per ragioni le più varie. Quindi ecco, questo ovviamente, ripeto, non è una critica a cose che sono successe, ma è anche perché forse qualche sentore c'è, ecco, è un invito per i prossimi mesi. Io mi auguro che, ripeto, che questo non avvenga, perché al momento, diciamo, il bilancio, ripeto, questo bilancio consolidato prende atto di cose già decise e quindi, diciamo, non è stasera l'occasione per criticare questo o quello, però ecco, mi sembrava giusto fare questo invito rivolto ai prossimi mesi, quindi anche a quello che dovrà avvenire tra la fine dell'anno, ma soprattutto con l'inizio del nuovo anno, quando probabilmente tutto diventerà un po' più frenetico, appunto anche per esigenze elettorali. Grazie. Allora, io non ho più nessun altro che ha chiesto la parola, quindi passerei alle repliche. Qualche capogruppo vuole intervenire? Non abbiamo nessuno. Io, Presidente, scusi, io. Prego.
No, niente, accolgo l'invito del consigliere Erra sulla presentazione del bilancio della Pluriservizi in commissione, però mi sembra di ricordare che la competenza è della sesta commissione, quindi magari invito il presidente della sesta commissione, che è dell'opposizione, a chiedere che venga portato il bilancio e esaminato dai consiglieri della commissione. Quindi sta all'opposizione chiederlo, no? Al presidente della sesta commissione. Consigliera D'Alessandro, se la prossima volta può accendere le luci, perché la vediamo proprio, sembra nascosta. Ecco. Ma lei parla dall'ombra, da dolce tomba. Bene, allora do la parola. Mi vuoi far già morire, Riccardo? No, no, assolutamente, non ti si vede, Gloria. Vi voglio tutti. Non mi vedete? No, tutti vediamo gli occhiali. Un po' in ombra. Allora, bene così. Allora, andiamo avanti. Allora, non abbiamo nessun'altra replica. Se non abbiamo nessun'altra replica, do la parola. Perfetto, consigliere D'Alessandro. Do la parola all'assessore Mecchi, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, due cose le voglio dire. Per quanto riguarda i bilanci delle partecipate, chi le vuole, l'ufficio le ha a disposizione, quindi basta chiederle e le invia. Poi la maggior parte di queste, di fatto, le possiamo anche, ora io non ho controllato tutte, ma le possiamo già reperire anche dai siti delle società, compresa anche la Pluriservizi, quello del 2020, anno al quale si riferisce anche questo consolidato, credo sia tranquillamente in rete. Dalla relazione che era allegata alla pratica avete potuto vedere che anche nel 2020 ha chiuso con un utile di 268 mila euro. Questo ci fa piacere, ma ricordiamoci come l'abbiamo trovata nel 2012. Io non c'ero, ma ho visto i dati. È un risultato positivo anche in un anno difficile come il 2020. Un'ultima cosa al consigliere Riccardo Erra, che me l'ha un po' stimolata, il fondo crediti, che poi quello più importante è quello del comune, che non è presente, perché se si ricorda il fondo crediti del comune a fine anno ammontava a 19 milioni, quindi non può essere così basso. Ecco, una delle criticità che presenta il consolidato è proprio questo, perché ad esempio i crediti che andiamo ad inserire sono al netto del fondo crediti, quindi se noi abbiamo residui attivi per 40 milioni e un fondo crediti dubbia esigibilità di 19, andiamo a inserire 21 milioni, poi di fatto quelli che andiamo a incassare, lo sappiamo ormai, sono molto di più, sono veramente pochi quelli che effettivamente sono inesigibili. Questo è un chiarimento non tanto al consigliere Erra, ma a tutto il consiglio comunale. Comunque ripeto, per i bilanci delle partecipate sono all'ufficio ragioneria e c'è la disponibilità ad inviarli a chiunque ne faccia richiesta. Io, Marco, non parlavo del fondo svalutazione, parlavo della svalutazione dell'anno. Va bene, andiamo avanti. Passiamo, non ho altre richieste, il sindaco non interviene, quindi passerei, siamo all'indicazione di voto. Indicazione di voto, c'è qualche consigliere che chiede la parola? Il Partito Democratico è favorevole alla... Sì, però perché... Va bene, il consigliere Gloria D'Alessandro ha fatto indicazione di voto per il Partito Democratico. Poi non so se il Pedonese vuole intervenire. Ovviamente per il voto favorevole il gruppo misto Camaiore e suoi borghi. Abbiamo altri consiglieri che chiedono la parola? Consigliere Erra, in contratto col parere del capogruppo, prego. Sì, solo per precisare che forse non si è capito bene, che io non mi riferivo al fondo svalutazione crediti, ma mi riferivo all'accantonamento dell'anno, che è minore nel momento in cui i crediti invece crescono. Ecco, solo quello. In quanto sono d'accordo che i bilanci si possono reperire in rete, ma quando si manda un bilancio consolidato, secondo il mio punto di vista sarebbe bene allegare
le società che partecipano a questo consolidato. Non è che poi il consigliere deve andare su tutti i siti di ogni singola partecipata e prendersi il bilancio. Sarebbe bene far capire come si forma il consolidato mettendo accanto i vari bilanci delle partecipate, ridendo quelli che sono i conti intersocietari, insomma, e poi fare vedere come si forma. Detto questo, quindi secondo me non è un, ripeto, non è un bilancio che parla di crescita, che parla di sviluppo, è un bilancio che invece sta regredendo, è un bilancio quindi che secondo il mio punto di vista non sta generando risorse ma le sta assorbendo. Ecco, per questo, anzi, e poi voglio anche precisare, sì, l'utile della provvista servizi che menzionava l'assessore, siamo contenti che sia sempre inutile, mi sembra allora sia crollato da 400 e tanti mila euro a 200, se non sbaglio, nonostante si siano investiti 350 mila euro di soldi pubblici nella realizzazione del nuovo punto vendita. Questo non ha generato crescita, ma ha generato niente, anzi siamo andati indietro e si sono tirati fuori tanti soldi. Ecco, quindi c'è da stare attenti quando si fanno investimenti specialmente di quel livello, che siano investimenti produttivi e non siano investimenti che invece non generano nulla. Detto questo, il mio voto è contrario. Grazie consigliere Micheli. Sì, nel dichiarare il mio voto contrario, essendo completamente d'accordo con l'intervento fatto dal collega Erra, vorrei replicare un attimino all'intervento del consigliere Lunardelli, non replicare nel senso contrario, nel senso di togliergli ogni speranza, avendo apprezzato molto il suo intervento e i suoi anche dubbi e perplessità. Purtroppo non esistono perplessità, consigliere Lunardelli, perché questa amministrazione farà esattamente il contrario, cioè i suoi dubbi diventeranno sinceramente e fortemente realtà, le sue perplessità. Si è visto benissimo anche quello che è successo a Alto Pascio, 140.000 euro spesi negli ultimi 4 giorni di campagna elettorale per dei contributi, e lo stesso avverrà anche a Camaiore, forse un po' più velatamente perché hanno più tempo di reazione, ma comunque la vorrei subito diciamo non consolare. Stia tranquillo consigliere Lunardelli, che non avverrà quello che lei si auspica. Ne vedremo delle belle, ma comunque questo non fa parte di questa pratica, quindi comunque la dichiarazione di voto del gruppo della Lega è assolutamente contraria a questa pratica. Grazie, consigliere Micheli, chiedo io la parola. Consigliere Micheli magari se lo ricorderà il parcheggio di Gombiselli, non so se lo ricorda, è uscito ora sul giornale, so che lei non c'era all'epoca, ma insomma... Io avevo già dato le dimissioni, nel 2010. Va bene, comunque io dico semplicemente una cosa, è chiaro, cioè, facendo questo tipo di ragionamento allora nessun consigliere dovrebbe più intervenire, non dovrebbe fare più nulla, perché noi siamo, rispetto a qualcuno che non c'è neanche, siamo favoriti, perché in qualche maniera siamo nella macchina amministrativa. Dovremmo smettere tutti di fare interventi e fare proposte, perché ognuno di noi magari fa delle proposte. Io ho fatto la segnalazione di una strada sulla via Aurelia, e Erra ha fatto la segnalazione di via Fonda. Quindi se venissero fatti questi lavori qui, faccio per dire, nel campo sportivo di via Fonda, allora Erra non si dovrebbe... io credo che legittimamente chi deve amministrare, credo che deve amministrare nel senso di una giustizia, nel senso di una cosa che tramite il Consiglio Comunale, poi, perché il Consiglio Comunale stabilisce il bilancio e l'assessore deve portare avanti il programma triennale del bilancio. È chiaro, è quello la base, no? Non è che può fare tutto come di fare. È il Consiglio Comunale che gli dà l'input di seguire le regole, gli interventi che devono essere fatti. Come del resto, no? Tutti noi consiglieri continuiamo a fare consiglieri. Alcuni di noi smetteranno, altri continueranno e si ricandideranno,
e questi che si ricandideranno allora devono stare zitti per 6 mesi. No, non credo. Comunque, vabbè, sono tutte opinioni che ognuno legittimamente le può esprimere, chiaramente. Io ho espresso la mia, il consigliere Michele ha espresso la sua, il consigliere Nardelli giustamente ha espresso la sua, e ognuno è libero di dire la propria opinione. Comunque, il voto nostro è il voto favorevole, e niente. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Non c'è nessun altro? Allora, vi ricordo che questa pratica c'è anche l'immediata eseguibilità della pratica, quindi abbiamo il doppio voto, e se siamo favorevoli, quindi doppio voto, sì sì o no no, insomma. Il primo voto è sulla pratica e il secondo voto è sull'immediata eseguibilità della pratica. Do la parola al segretario per l'appello. Sì, Alessandro Del Dotto. Favorevole, favorevole. Boccardo Andrea. Favorevole, favorevole. Benchetti Jacopo. Favorevole, favorevole. Pedonese Federico. Favorevole, favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole, favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole, favorevole. Benedetti Angelo. Favorevole, favorevole. Gemignani Patrizia. Favorevole, favorevole. Giunta Marco. Favorevole, favorevole. Rugani Michela. Astenuta, favorevole. Lunardelli Marco. Astenuto, favorevole. Favilla Andrea. Sì, sì. Iacomini Alberto. Contrario, favorevole. R. Riccardo. Contrario, favorevole. Andreini Mario. Favorevole, favorevole. Micheli Riccardo. Contrario, favorevole. Allora, la votazione vede... Presidente, ci sono anch'io, Rombi Nicola. Ok. Rombi Nicola? Favorevole, favorevole. I votanti sono stati 17, per quanto riguarda l'approvazione della pratica, sono stati 12 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. L'immediata esecutività è all'unanimità. Quindi la pratica è passata hanno votato 17 consiglieri, 12 a favore, 3 contrari che sono il consigliere Iacomini, il consigliere Micheli e il consigliere Erra, 2 astenuti che sono il consigliere Lunardelli e la consigliera Rugani, mentre l'immediata eseguità della pratica è stata votata da tutti i 17 consiglieri presenti, quindi all'unanimità. Passiamo all'ultima pratica, all'ordine del giorno. Mozione per l'accoglienza del popolo afghano presentata dal Presidente del Consiglio Favilla Andrea e dalla Consigliera Comunale Alessandro. In realtà io l'ho firmata non come Presidente del Consiglio ma come rappresentante politico del mio gruppo. Quindi do la parola alla Consigliera D'Alessandro per la presentazione della pratica. Grazie Presidente. Allora, la questione del popolo afghano è purtroppo di grande attualità. Ieri si è tenuto, ieri o oggi, non mi ricordo, insomma, il G20 voluto dal Presidente Draghi proprio per mantenere alta l'attenzione e per individuare delle strategie comuni alla comunità europea e non solo, cioè diciamo a tutte le potenze mondiali. Questo perché è un problema che nasce nella popolazione e nello Stato afghano non è soltanto limitato alla popolazione afghana, ma si ripercuote
chiaramente su tutta la comunità europea ed extraeuropea. La popolazione afghana sta pagando un prezzo altissimo, che può essere analizzato il perché e per come siamo arrivati a questo punto. Possiamo avere anche pareri, diciamo, discordanti su questo, su cosa ha causato questa situazione. Però io ho portato all'attenzione del Consiglio Comunale, insieme al Presidente, la questione dell'accoglienza di eventuali profughi afghani che si dovessero presentare al nostro, nel nostro comune. Perché dobbiamo ricordare che è una situazione di grande disagio, di grande dolore anche parlarne. Bisogna cercare noi di essere solidali con la popolazione e cercare di sostenere il governo in tutte le iniziative che possono essere fatte per permettere che non imploda la situazione in Afghanistan, perché come dicevo prima, purtroppo anche dal punto di vista proprio meramente pragmatico, si ripercuote su tutta la comunità. Quindi chiaramente al primo posto ci deve essere sempre diciamo, un riguardo per quello che sta accadendo ad una popolazione che ha sofferto e che soffre tuttora, in modo particolare la condizione delle donne, che sappiamo tutti come vengono trattate, delle bambine, delle ragazze, e delle popolazioni e della gente con disabilità, con disagio, qualsiasi persona che aveva già del disagio o della sofferenza. La vede acuita dalla crisi sia economica e sociale della popolazione, in cui la popolazione ora riversa. Quindi io ho proposto questa mozione semplicemente perché vorrei che tutto il Consiglio Comunale prendesse a cuore questa questione, senza dei distinguo politici. È una questione di umanità, di profonda umanità, di Non la leggete la sostenere. mozione? Cosa? Non la leggete la mozione? Cioè, non ho capito io. Non si legge la mozione? Illustra. No, Sì, scusate, illustra. scusate. La discussione della mozione, dopo vedere. Ah sì, ne avrei dovuto dare lettura io, non l'ho letta. Però lei aveva diritto a 3 minuti di illustrazione, quindi lei la illustra, ormai la Ci illustra. mancherebbe altro, io volevo prima la lettura e poi l'illustrazione, ma io non Sì, vabbè, so. ma non vorrei mica che la Gloria intervenga. Ho sbagliato, magari la leggo io. Guarda che devi intervenire, non è quello, volevo che si leggesse la mozione. Ma lei ha Ma io ragione. pensavo l'aveste letta. No, no, ho sbagliato io. Chiedo. Allora, leggo la mozione. Il Consiglio Comunale, premesso che con sopravvento dell'organizzazione dei talebani, la vita di migliaia di donne e uomini afghani vede a rischio la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo. Tale condizione riguarda in particolare coloro che, per le loro legittime scelte, sono considerate delle organizzazioni estremiste, quali nemici da ridurre al silenzio o addirittura da eliminare fisicamente. Ricordato che in questa direzione il governo italiano ha ritenuto doveroso predisporre un piano per mettere in sicurezza i collaboratori del contingente militare diplomatico a Kabul presso il comando di Herat e altresì espresso l'urgenza di offrire protezione umanitaria a quanti hanno collaborato con le istituzioni italiane in questi anni, nonché alle categorie più vulnerabili, a partire dalle donne. Considerato che serve una risposta comune europea per creare canali di accesso e corridoi umanitari con una particolare priorità per donne, i minori e le famiglie, la comunità internazionale deve adoperarsi per costruire garanzie e vie di uscita dall'Afghanistan insieme a una vera e diffusa accoglienza per il popolo afghano e per i tanti civili che in questi 20 anni hanno collaborato con coraggio e lealtà con i governi, con le ONG e con le associazioni straniere. Premesso altresì che l'Europa e l'Italia devono dare una risposta concreta alla prima urgente sfida che ci troviamo davanti allo scenario della caduta di Kabul nelle mani dell'estremismo incontrollato, ossia l'accoglienza. Come lo stesso Presidente Draghi ha ricordato, abbiamo il dovere di dare un'accoglienza nei confronti di tutti coloro che ci hanno aiutato in Afghanistan in questi anni, delle loro famiglie, quelli che si sono chiamati collaboratori, ed anche nei confronti di tutti coloro che si sono esposti in questi anni per la difesa della libertà fondamentale, dei diritti civili e dei diritti delle donne.
La questione afghana ha una dimensione vasta e complessa che potrà essere gestita solo attraverso un serio coordinamento di livello internazionale e nazionale, che dovrà prevedere uno stanziamento di risorse finalizzate all'emergenza in corso, tali da permettere ai comuni di poter contribuire all'accoglienza dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto, al pericolo. Invito al sindaco, la giunta e tutta l'amministrazione comunale di Camaiore a continuare a sostenere tutte le azioni necessarie affinché il governo si adoperi al fine di strutturare e garantire percorsi di integrazione piena e duratura per i collaboratori afghani e per le loro famiglie. A chiedere al governo di mantenere un presidio diplomatico italiano a Kabul per facilitare la richiesta d'asilo dei cittadini e delle cittadine e a lavorare per garantire una rapida evacuazione alle persone, soprattutto quelle che corrono pericolo di vita, dando priorità a persone LGBT, alle donne, agli attivisti per i diritti umani, ai giornalisti, agli insegnanti e agli operatori sociosanitari. E impegna il Comune Camaiore ad attivarsi per supportare le associazioni del territorio a ricercare spazi idonei mirati alla possibilità di accoglienza diffusa sul territorio per i profughi afghani, con una linea autonoma e indipendente rispetto alle politiche abitative locali che dovessero essere indirizzate verso la nostra zona. Ciò facendo in attesa che la normativa nazionale disciplini, termini e condizioni per l'accoglienza. Ora la consigliera Gloria D'Alessandro, per l'illustrazione ci avevamo ancora 20 secondi, però ha sempre diritto all'intervento. No, preferisco che va bene così. Bene. Preferisco che si apra il dibattito. Bene, quindi ha illustrato, ho chiesto la parola io, faccio il mio intervento. Intanto ringrazio in particolare la consigliera D'Alessandro, che è quella che è stata più, ha portato proprio l'argomento e me l'ha proposto anche a me, e in maniera concorde l'abbiamo portato avanti. Allora, una cosa va detta. Allora, l'Occidente negli ultimi, bisogna dire chiaramente che negli ultimi 30 anni, purtroppo della caduta del muro di Berlino, l'Occidente ha fatto solo dei danni, ha fatto grossi danni nel mondo. Io vi voglio ricordare tutte le guerre, quelle famose missioni di pace, che non sono mai state missioni di pace, ma hanno creato guerra, e i risultati sono quelli che vediamo ogni giorno. Secondo me, andando contro la Costituzione italiana, però anche lì la Costituzione viene guardata quando ci pare. Abbiamo in questi anni creato, l'Iraq aveva un suo governo, una dittatura come ce ne sono tantissime altre e forse anche peggiori nel mondo. Vediamo l'Arabia Saudita, un paese già che è monarchia assoluta, va distrutto dicendo che c'erano le armi di distruzione di massa, cosa che non sono mai state trovate. Poi dopo, in seguito, abbiamo fatto con la Siria, abbiamo fatto con la Libia, con l'Afghanistan. Corresponsabili di quello che sta succedendo, corresponsabili. E ora che vogliamo fare? Ci vogliamo, nonostante quello che abbiamo creato e abbiamo distrutto, ci dobbiamo girare dall'altra parte? Oppure avere un minimo di umanità? Un minimo di umanità che purtroppo, nel 2021 non esiste più, o più pochi hanno questa umanità. Sta gente qui che l'abbiamo distrutta, abbiamo creato. E poi alla fine che abbiamo fatto? Dopo 20 anni di guerra ci siamo anche ritirati e abbiamo ridato ai soliti. Io ero contrario che ci fosse stato un intervento all'inizio perché l'unica arma è la diplomazia, quasi sempre la diplomazia, difficilmente e quasi mai la guerra è l'unica arma. È la diplomazia. E finché c'è diplomazia c'è sempre speranza. Tant'è che non a caso. Anche Draghi, ieri mi sembra, quando ha fatto la conferenza internazionale, parla di diplomazia, parla di capire se c'è la possibilità di interloquire in qualche maniera con la dittatura, perché è una dittatura, ma non è una dittatura di quelle medievali, che sono fatte da talebani. Quindi comunque il mio voto è sicuramente favorevole. Ringrazio ancora la consigliera D'Alessandro per la sua forte sensibilità e tutto il gruppo e tutto il Partito Democratico, perché lei parlava a nome del Partito Democratico.
Consigliere Nardelli. Sì, allora, credo che la chiave di tutto derivi dalla precisazione che ha fatto il presidente del Consiglio Comunale all'inizio, quando ha detto che lui l'ha firmata non come presidente del Consiglio, ma come, diciamo, leader politico, possiamo dire, perché è una mozione politica. E quindi è una presa di posizione politica che ovviamente si può condividere o meno. Quindi, insomma, non credo si possa pretendere l'unanimità, perché è una presa di posizione politica e come tutte le prese di posizioni politiche c'è chi è a favore e chi è contrario. Noi, mi dispiace, ma siamo contrari, lo anticipo già, perché intanto esiste già ovviamente un obbligo costituzionale di accogliere chi è rifugiato politico, quindi in realtà per quanto riguarda singoli casi c'è già l'obbligo di accogliere di chi dimostri di essere perseguitato nel proprio paese di origine. Qui c'è una cosa diversa però, c'è cioè l'idea che infatti non ha avuto grande seguito per ora nei vari paesi europei, l'idea di dire che l'Europa è la possibile sede di accoglienza di tutti quelli che decideranno nei prossimi mesi o anni, a seconda di quanto reggerà questo regime, di andarsene dal proprio paese. Sono questioni che, secondo me, sono al di sopra delle nostre possibilità di valutazione come Consiglio Comunale. Quindi, ripeto, l'utilità di questa mozione può essere solo di tipo politico, perché comunque io non penso che i comuni possano attivare in concreto effettivamente delle politiche che possano prescindere dalle decisioni prese dal Ministero degli Esteri e comunque dal governo nel suo complesso. Oltretutto, la vicenda afghana è un po' particolare, quindi insomma le considerazioni che ha fatto il presidente ovviamente sono storie, quindi sono corrette. A parte il riferimento finale che ha fatto alle dittature medievali, non so cosa intendesse, perché Medioevo si ragionava in un altro modo. No, a parte questo, però sì, è vero, questo è così, però insomma stiamo parlando dell'Afghanistan, che è una vicenda tutta peculiare, non solo perché diciamo, è il paese da cui, diciamo, si è innescato un po', no? Insomma, un po' tutto il meccanismo, perché insomma, alla fine la vicenda di attacchi agli Stati Uniti, insomma, sono collegati a quella realtà, quindi è un caso un po' diverso rispetto a quello che si è realizzato in altri paesi, come quelli del Medio Oriente. E poi c'è anche stata una vicenda, secondo me, non ancora chiara, poi magari gli addetti ai lavori lo sanno di più, però insomma, lì c'è stata una situazione in cui il regime, l'esercito soprattutto, che era stato addestrato per decenni dall'Occidente, si è arreso nel giro di poche ore, a quanto si legge, quanto si è letto, alle forze talebane. Quindi lì c'è stato qualcosa che Grazie, non ha consigliere Nardelli. Se è scorso qualcosa che non ha interrompere. funzionato. Qualcosa che non ha funzionato, quindi bisognerebbe riflettere anche di quello. Grazie. Grazie. Consigliere Iacomini. Grazie Presidente. Io ritengo che oltre all'umanità dovrebbe essere anche usata l'intelligenza, cosa che ritengo i promotori di questa mozione ritengono che sia poco presente all'interno dei miei colleghi qui del Consiglio Comunale. Nel momento della sua elezione a gennaio del 2021, Biden aveva dichiarato che entro il 31 di maggio avrebbe sgombrato il campo dai militari americani e ha attuato subito questa progressione. A primavera del 21, nell'ottica della scadenza del tempo, l'Italia aveva già attivato attraverso due operazioni, Aquila 1 e Aquila 2, il corridoio umanitario per portare circa 1.100 profughi. A agosto del 2021, il Ministero della Difesa ha attivato la missione Aquila Omnia,
che è un corridoio fisso e sistematico che ad oggi ha consentito a 8.000 profughi afghani di essere ricevuti in Italia. Senza distinzioni o dare priorità, come lei ha auspicato, ai collaboratori o a una serie di elenchi, senza distinzione, non c'era un elenco di persone te seguite, se là allora te siti in barco, te fuori, senza distinzione. E quindi è interrotto dal 15 agosto questa procedura. Ora, noi abbiamo avuto 3 consigli comunali il 28 d'aprile, il 24 di maggio, il 30 di giugno, dove erano sostanzialmente risicati a 500-600 unità gli americani rimasti lì, che erano in via di sgombero, e noi il 13 di ottobre abbiamo bisogno che 2 consiglieri comunali portino la mozione per dire accogliamo i profughi, quando è 10 mesi che l'Italia ha attivato questi corridoi. Delle due una, o siete voi avulsi dalla realtà, o ritenete noi consiglieri che privi di televisione, di quotidiani, di qualsiasi altro mezzo di informazione. Ecco, ora io ritengo che sia finita l'ora della retorica, della demagogia e del populismo che sovente vi appartiene con queste mozioni, con queste interventi. Se volete fare qualcosa di propositivo, e quindi mi riallaccio al suo intervento, Presidente, usi la diplomazia. Usi la diplomazia, usate la diplomazia per interagire con i vostri esponenti di governo affinché chi di dovere e chi doveva usi la diplomazia per intervenire sui luoghi. L'atteggiamento passivo, l'atteggiamento di rassegnazione, atto all'accoglimento e basta, cozza con quell'operativo di intervenire. Grazie, Presidente. Prego. Presidente, posso rispondere? No, prima c'è il sindaco che ha chiesto la parola, poi toccherà a lei. Prego, sindaco. Grazie, Presidente. Allora, anche per chiarire un po' i termini temporali, devo ricordare ai consiglieri che il Consiglio Comunale ovviamente non è depositario di poteri di indirizzo in materia di politica estera del nostro Paese o di questioni che riguardano l'internazionale. Però, come è accaduto in passato, quando bisognava rispondere in un qualche modo all'appello delle istituzioni nostre interne, in particolare per quello che ci ha riguardato in questo passaggio, la Prefettura di Lucca, che è un'articolazione del Ministero dell'Interno, che è uno dei ministeri che si è attivato per collocare i collaboratori e le persone sul territorio nazionale, è evidente che solo quando la Prefettura di Lucca è intervenuta per dirci che effettivamente c'era la possibilità che arrivassero delle persone da accogliere, chiedeva ai comuni della provincia di esprimere una propria indicazione, noi, per quanto ovviamente operativamente avessimo anche detto che dovevamo capire se avevamo le possibilità tecniche e strutturali per accogliere, comunque abbiamo deciso in un qualche modo anche di sollecitare una riflessione. Io ho interloquito con alcuni consiglieri comunali dicendo se avessero ritenuto opportuno portare questo tema al dibattito del consiglio, e credo che poi la mozione di stasera questo rappresenti. Molto brevemente, per i consiglieri che ne hanno la possibilità, suggerisco di guardare un interessantissimo documentario che è stato messo online da Netflix poco prima dell'11 di settembre, che si chiama Turning Point. È una ricostruzione fattuale da cronisti di storia di tutti i passaggi che ci sono stati nella politica internazionale degli Stati Uniti dall'11 di settembre a oggi. In quel documentario si parla molto anche di quelle scelte che abbiamo visto poi in azione dalla primavera a oggi. Tra l'altro non è nemmeno il presidente Biden che ha deciso di andare via dall'Afghanistan. Trump, prima di andarsene dal suo mandato, stava preparando la smobilitazione. In realtà bisogna dire che oggi raccogliamo i frutti amari, ovviamente, dell'unilateralismo, che è la contraddizione della politica internazionale. E quello che ha detto oggi di interessante Draghi nel contesto del G8 dei grandi, ha detto chiaramente da un punto di vista internazionale che c'è il ritorno del multilateralismo, che forse è la vera scialuppa di salvataggio di queste questioni, dove poi si articolano vari temi, perché ci sono anche i temi economici, i temi delle disparità economiche, di quelle ambientali,
di quelle dei diritti e delle democrazie. Il multilateralismo in fondo è davvero la soluzione a questo problema, dopo una lunga epoca in cui l'Occidente si è proposto con uno schema unilaterale, motivato indubbiamente anche da eventi traumatici come l'11 settembre, ma che poi a un certo punto hanno assunto una portata strumentale per mettere in atto delle politiche che non avevano niente a che vedere con quello che era accaduto. E quindi quello di stasera è un po' più storico che vogliamo. Consigliere D'Alessandro, perché prima era intervenuta come presentatrice della mozione, prego. No, niente, io volevo rispondere ai consiglieri Lunardelli e Iacomini con le loro osservazioni. Qui la mozione che abbiamo presentato, se vedete, se avete modo di leggerla, se no ve la leggo io, fa una richiesta precisa di impegno al Consiglio Comunale, non è che discute sopra massimi sistemi come è stato insinuato. È chiaro che queste sono, è chiara a tutti che queste sono vicende complesse e che sono al di sopra delle competenze di un Consiglio Comunale come il nostro, però si può fare qualcosa e in questa mozione si chiede esplicitamente che laddove si presentino delle emergenze legate ad accoglienza dei profughi, si invita il Comune di Camaiore ad attivarsi per supportare le associazioni del territorio nel cercare spazi idonei mirati alla possibilità di accoglienza diffusa, anche con una linea autonoma e indipendente rispetto alle politiche abitative locali. Quindi è chiaro il messaggio che c'è qui sopra. Non si vuole togliere posti, se qualcuno vuole insinuare, dell'emergenza abitativa ai locali, ma si cerca agli abitanti locali, per non andare in conflitto, ma si invita, si cerca di far attivare le associazioni che sappiamo che lo possono fare a cercare delle soluzioni possibili. Quindi non è, ripeto, una cosa campata per aria, ma una richiesta ben precisa. Laddove è possibile realizzarla, io non vedo perché un consiglio comunale fatto da persone intelligenti, come diceva appunto il consigliere Iacomini, che io stimo e che conosco e di cui conosco anche la profonda intelligenza, invito a capire bene quello che c'è scritto. Quindi non è attivarsi per fare cose di cui non abbiamo la competenza, ma nel nostro piccolo, voglio dire, qualcosa possiamo fare. Quindi non è un messaggio politico di indirizzo o giudizio su quello che ha fatto Trump o che poi Biden ha dovuto realizzare e con le conseguenze che ha avuto. È semplicemente una presa di coscienza su una situazione che è una situazione gravissima, in cui le responsabilità ci sono, purtroppo, ci sono da parte dell'Occidente, ma è anche giusto dare un segnale in questo senso, se abbiamo una coscienza e un'umanità. Grazie consigliere D'Alessandro. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Bene, allora mettiamo al voto la pratica. Prego segretario. Del dotto Alessandro. Favorevole. Boccardo Andrea. Favorevole. Menchetti Jacopo. Favorevole. Pedonese Federico. Favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole. Rombi Nicola. Favorevole. Benedetti Angelo. Favorevole. Gemignani Patrizia. Favorevole. Giunta Marco. Favorevole. Rugani Michela. Contraria. Lunardelli Marco. Contrario. Favilla Andrea. Strafavorevole. Iacomini Alberto.
Stra contrario. R Riccardo. Contrario. Andreini Mario. Andreini Mario non c'è. Micheli Riccardo. Contrario. Ci sono stati 11 voti favorevoli e 5 contrari. Grazie segretario, quindi la pratica è passata con 11 voti favorevoli e 5 voti contrari dei consiglieri d'opposizione più anche consiglieri Lunardelli e Lugani che fa parte dell'opposizione, sì certo. Perfetto, quindi io non avrei più nessun'altra pratica all'ordine del giorno. Vi ringrazio, molto probabilmente è possibile che ci sia un consiglio comunale alla fine di ottobre. Comunque ci riaggiorneremo nei prossimi giorni. Grazie e finalmente, diciamo, salvo cose che non competono a noi, il prossimo consiglio comunale dovrebbe essere finalmente in presenza, sempre qui alle Bocchette. Grazie, arrivederci. Grazie, Presidente. Grazie, arrivederci.